Beh, ragazzi, che dire, la vita fa schifo. Però ci sono alcuni aspetti divertenti che vi racconterò in questo video. Yeah! Una volta stavo su Discord e stavo andando a della sedia a due gambe. Un bel po' di tempo fa, ovviamente. E ad un certo punto vedo entrare i Checco Zaloni, dei trollini molto piccolini, che simpatici, come dire, un bastone super qualcosa. Hanno iniziato a dare fastidio in un modo veramente improponibile. Non ricordo precisamente cosa dicevo perché è passato troppo tempo. Però avevano fatto un bel casino. Cioè, però c'è stato anche un evento che mi ricordo che hanno scatenato. E uno di questi, molto divertenti, sono andati in privato alla sedia a due gambe e hanno detto: "Sono una bambina che sta bloccata in un armadio, aiutami ti prego, mi vogliono picchiare." E niente, e dopo poco vengono bannati, ovviamente. Anche perché, se non ricordo male, sti trollini hanno fatto offlane, oltre che con me, anche con altri utenti. Quindi, puff, bannati. In tutto ciò ho capito una cosa, i Discord drama sono sempre in agguato. Questo è un fattore personale più che altro, ma non ha molta importanza, quindi ve lo racconto. Un giorno stavo in giro con i miei amici e si avvicinano dei tipi che chiedono: "Avete visto un tipo col motorino? Ce l'hanno fregato, lo vogliamo menare." Alla fine non era nulla di importante per noi, anche perché non ci riguardava. Però, una mia amica si è alzata e ha detto, letteralmente: "Spaccalo due volte." E i tipi tipo hanno detto: "Brava, brava, finalmente qualcuno che ci capisce." E niente, è andata così. Io mi sono fatto un botto di risate. Vabbè, non so se vi ricordate questi momenti molto nostalgici del 2012-2011 circa. Però non so se vi ricordate Luke guarda 316 con la Crazy Map, la mappa pazza, che a quei tempi piccolo guardavo a profusione. Mi spaccavo dalle risate, letteralmente. Cioè, per reale. Ma chi si ricorda di Zucchero? Oppure vuoi una mela? Vuoi una mela? Non la voglio la mela! Quello vuole i limoni, non mi rompere tu le mele! Vabbè, mi manca il passato. Vabbè, dai, raga, finisce qua il video, quindi, diciamo, spero che vi sia piaciuto. Se volete un nuovo episodio di questa serie nuova, fatemelo sapere e niente. Ah, ma un'ultima curiosità, ma voi andate a vedere il film di FNAF? Io sì, fatemelo sapere sempre nei commenti. Ciao!